Diritto Panzeri, oggi in tribunale l'incarico per la perizia psichiatrica su Michael Alessandrini, reo confesso dell'omicidio. Sgombero rinviato per Alessandro Moneti, agricoltore disabile che deve lasciare la casa di Soria venduta all'asta in mano alla nuova proprietaria. Lo sfratto fissato per giovedì, ma la famiglia non sarà pronta perché il nuovo appartamento preso in affitto non sarà libero prima di un mese. Di là noi abbiamo contratto firmato e registrato, però c'è una signora di 80 anni dentro da sola. Io cosa faccio? La metto in mezzo alla strada a lei per mettermi a posto per me? Ci ha presentato a Fano il progetto per l'ex Carducci, la nuova scuola sarà antisismica e con un fabbisogno energetico quasi nullo grazie alle fonti rinnovabili, previsto un auditorium e spazi per incontri ed eventi. Sante messe, pesca di beneficenza, giochi e un accampamento del gruppo storico La Pandolfaccia, celebrata a Ponte Metauro la festa di Nostra Signora. Metaurilia di Fano torna alla festa del cavolo sabato 15 e domenica 16 aprile, la seconda edizione dell'evento con spettacoli, concerti, visite guidate e degustazioni. Torta e regali a famiglia Nova per i 102 anni di Annita, festeggiarla anche il sindaco Massimo Seri. Basket Senigallia, Virtus Fano, Alma Juventus Fano e Club Nautico Vivani con la scuola vela, il canottaggio e tante altre iniziative. Stasera torna su Fano TV il focus settimanale sullo sport del territorio. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano l'omicidio Panzieri, reo confesso Michael Alessandrini in carcere a Villa Fastigi ormai dal 16 marzo scorso. Oggi era in tribunale per l'incidente probatorio. Il GIP ha conferito l'incarico a due periti che dovranno verificare le condizioni psichiche del trentenne. Nel dettaglio la perizia, che inizierà il 27 aprile e durerà 60 giorni, servirà per accertare sia la capacità di intendere e di volere dell'indagato, sia la sua eventuale pericolosità sociale. Il servizio di apertura è stato curato da Marco Lonigro. Martedì 11 aprile, una data importante per il caso riguardante l'omicidio di Pierpaolo Panzieri, il 27enne ucciso con 15 coltellate la sera del 20 febbraio nella sua abitazione in via Ravelli, nel centro storico di Pesaro. L'autore del feroce omicidio, Michael Alessandrini, aveva riferito durante l'interrogatorio di garanzia di aver adempiuto una voce divina che in quel momento gli ha imposto di uccidere il povero Pierpaolo. La procura di Pesaro ha avanzato la richiesta di incidente probatorio finalizzata ad effettuare la perizia psichiatrica sull'indagato. Richiesta accolta dal GIP, che ha nominato due periti, e questa mattina al Tribunale di Pesaro si è svolta l'udienza per il conferimento dell'incarico. L'udienza, ma ritengo, è un'udienza molto tecnica, procedurale, è un incidente probatorio, quindi un'anticipazione di quello che in teoria sarebbe dovuto avvenire in dibattimento. C'è stato il conferimento appunto dell'incarico ai consulenti nominati dal GIP, i quali hanno accettato, hanno giurato. È stato formulato un quesito che io ritengo alquanto soddisfacente, è un quesito a 360 gradi che permetterà, presumo, ma ritengo di sì, di accertare appunto quella che è la capacità dell'indagato sia prima del compimento appunto del fatto per il quale è indagine, sia durante il fatto stesso e sia anche successivamente. Oltre alla capacità, accertare anche quella che è l'eventuale pericolosità sociale dell'indagato. Ecco, quindi in realtà il quesito, diciamo, raggruppa queste domande. Diciamo che le aggravanti sono quelle classiche per ora di un omicidio, ma ritengo che l'eventuale capo di imputazione, ma qua non voglio entrare in merito alle decisioni appunto che assumerà la procura, però penso che il capo di imputazione possa essere ben diciamo delineato all'esito proprio di questa perizia.
Rimaniamo a Pesaro perché era fissato per oggi lo sgombero della famiglia Moneti dalla casa di Soria, ma senza le forze dell'ordine non è stato possibile procedere alla liberazione forzata della casa in cui attualmente vive anche Alessandro, agricoltore disabile di 26 anni. Lo sgombero sarebbe stato rinviato a giovedì 13 aprile, data in cui la famiglia non sarà pronta perché il nuovo appartamento preso in affitto nel quartiere di Loreto sarà libero solo per metà maggio. Una lunga storia senza fine, ancora un rinvio per la famiglia Moneti che nella giornata odierna avrebbe dovuto lasciare la propria abitazione in via Persoria 53. Ce la caviamo, diciamo che ci danno, fino al momento sono sempre date dei rinvii, no, a breve termine, quindi un pochino abbiamo questo peso che comunque abbiamo sopra la testa continuamente, che è difficile da portare, però dai, insomma, come ha detto anche la consigliera, noi comunque siamo tenaci, cerchiamo di resistere, quindi cerchiamo di fare tutto il possibile comunque per portare avanti la cosa il meglio possibile, per cercare di risolverla il prima possibile, nel miglior modo possibile per tutti. Ma noi una soluzione fondamentalmente ce l'avremmo, abbiamo anche un contratto firmato, adesso abbiamo un attimo di diatriba con la persona che c'è dentro, che comunque è una persona anziana, quindi non è che possiamo mandarla, diciamo, in mezzo alla strada a lei per risolvere la nostra situazione, quindi risolvere un problema e crearne un altro. Perciò dobbiamo anche stare un attimino alle tempistiche su e quindi speriamo di avere noi il giusto tempo in modo che lei possa uscire, in modo che noi possiamo adattare la nuova casa alle esigenze mie per non dover mettere in difficoltà più nessuno, insomma, ecco. Non siamo pronti per il 13, inutile dire, anche perché non sappiamo dove andare, quindi per il 13 non siamo pronti. Loro continuano a insistere a dire che vengono con le forze dell'ordine, noi però per il 13 non saremo pronti, lo dico qui pubblicamente perché non ce la facciamo. Anche perché dall'altra parte la casa fino al 15 non ci permettono neanche di entrare. Io di maggio, qui io ho già portato un po' di mobili e alcune scatole di vestiti e poi ho dovuto fermarmi perché la signora mi era andata in ansia e non riusciva a gestire la cosa. Lei adesso la casa ce l'ha chiusa, quindi noi non possiamo neanche andare a portare i mobili, ecco. Dovrei trovare una soluzione per portare i mobili in un posto, finire il tutto di smontare quello che c'è. Vediamo se riescono a ridarci qualche altro giorno, altrimenti è veramente difficile. Lei diceva che aveva già delle soluzioni, ma non ce le ha queste soluzioni al momento. Sta provando, adesso è andata da dei parenti a Roma e da lì ci farà sapere se trova qualche soluzione. Però non so anche noi come facciamo a buttare in mezzo alla strada una signora di 80 anni. Anche se abbiamo un contratto che ci dice che siamo dalla parte della legge noi, finalmente. Anche se qui non siamo dalla parte della legge, come ci dicono. Di là noi abbiamo un contratto firmato, registrato. Però c'è una signora di 80 anni dentro da sola. Dicono anche che con noi non hanno trovato un interlocutore con cui poter aprire un interlocutore, ma non è così. Smentisco tutto perché non è così. Noi siamo in difficoltà, possiamo aver avuto qualche reazione sbagliata, per carità, ma siamo qua. Gli è stato offerto anche dei canoni d'affitto per i mesi che rimanevamo qua, per questi due mesi non l'ha accettato, ha fatto una controproposta molto più alta e molto più esosa, anche magari che giustamente, non lo so, calcolando dei costi che lei ha sostenuto e calcolando delle spese legali. Però detto questo siamo qui. Dall'altra parte non c'è questa sensibilità o questa voglia di capire, ecco. Persiste una chiara situazione di emergenza, soprattutto per la presenza del giovane Alessandro, un ragazzo disabile ormai da 9 anni, a causa di un tragico incidente stradale. La famiglia Moneti ha individuato una nuova abitazione in zona Loreto che sarà disponibile a partire dal prossimo 1 giugno. Presente anche Anna Menghi, consigliere regionale della Lega, che ha commentato così la vicenda. Io ho conosciuto una storia straordinaria e da quel momento ho cercato di mettermi a fianco della famiglia Moneti, perché la storia di Alessandro merita che le istituzioni siano al loro fianco. Su mandato sia dell'assessorato che del presidente della regione abbiamo cercato di capire anche a livello, diciamo, quello che la regione poteva mettere sul piatto, e lo stiamo facendo, pur sapendo che la regione non gestisce direttamente i servizi. Quindi mi sono messa in contatto con il comune di Pesaro e ho trovato comunque una disponibilità da parte di tutti. Adesso si tratta di fare lo sforzo finale per consentire che tutti insieme possiamo scrivere una nuova pagina, una bella pagina per la storia di Alessandro, che lo merita, perché lui è un esempio di forza insieme alla sua famiglia, di impegno, e le istituzioni hanno il dovere di stare al loro fianco.
Dopo la notizia dello sblocco dei 5 milioni finalizzati alla demolizione e ricostruzione dell'ex Carducci a Fano, oggi la provincia ha presentato il progetto in municipio alla presenza del sindaco e della dirigenza scolastica. La nuova scuola sarà antisismica e con un fabbisogno energetico quasi nullo perché coperto da fonti rinnovabili. Inoltre sono previsti spazi verdi, un auditorium, un campo sportivo e ambienti in cui potranno essere organizzati incontri ed eventi. È emersa la scuola del futuro, è emerso un luogo dove si va a costruire uno spazio per gli studenti, per le future generazioni, dove ci sarà non solo apprendimento, ma ci sarà anche possibilità di incontri, di socializzazione e di creare degli eventi sempre all'interno della scuola. Io credo che il progetto che abbiamo presentato questa mattina è bellissimo, è una cosa veneristica e tiene conto di tutte le nuove normative che richiedono l'edilizia NZEB, risparmio energetico e quant'altro. Per cui io lo vedo come un progetto insieme al rifacimento di tutto il campo da rugby che diventa uno spazio enorme, un campus moderno per gli studenti che verranno a scuola a Fano. Noi siamo abbastanza soddisfatti, sicuramente abbiamo visto questo progetto, noi non siamo dei tecnici, ma con me c'erano anche i rappresentanti della scuola, degli studenti, dei genitori, dei lavoratori della scuola. C'è sempre un progetto molto bello che risponde anche alle nostre esigenze. Abbiamo anche avuto occasione, e l'avremo anche in seguito, di apportare qualche consiglio circa il numero di aule, metrature ed altro, spazi esterni, ma ci sembra già un progetto molto soddisfacente. Adesso la cosa importante sarà la messa a terra, come si usa dire oggi, di questo progetto nei tempi più brevi possibili. E di qui a tre anni devono essere conclusi. Ecco, quindi i tempi non sono neppure lunghi. E adesso la cosa importante sarà trovarci insieme nelle prossime settimane con il Comune di Fano e la provincia anche per pianificare la collocazione degli studenti durante lo svolgimento dei lavori, quel gruppo di studenti che insiste nel plesso Anolfi, che durante lo svolgimento, almeno in parte, dei lavori dovrà essere collocato. Troveremo le soluzioni migliori dall'impatto meno negativo, più positivo sulla didattica. Perché si tratta poi della confluenza di due, addirittura forse tre progetti, diciamo, complementari e contemporanei, perché da una parte c'è il progetto con fondi concorrenti ministeriali e provinciali per l'ex Carducci, che verrà del tutto demolito e ricostruito nello stesso sito. E poi c'è un progetto regionale, che è arrivato anche recentemente, di intervento cospicuo anche su una parte del Nolfi, cui si aggiunge poi un terzo progetto, che è quello, anche questo misto provinciale, comunale, ministeriale, di intervento sull'area campus, sulla pista di atletica. Quindi tutta l'area del campus verrà completamente rimodellata, rivista da questa confluenza di progettazioni molto importanti, per importi anche molto consistenti, di cui beneficia l'intera area. È un momento importante, ormai ci avviamo alla progettazione esecutiva per poi appaltarla entro l'estate e realizzarla entro il 2026. Un momento importante, come dicevo, perché è una progettazione che guarda avanti, moderna, adeguata a quelli che sono i nuovi schemi, parametri per una buona formazione, quindi non nascondo la soddisfazione. Adesso c'è stato questo tavolo importante dove sono stati coinvolti, informati anche oltre alla dirigenza scolastica, ma anche le rappresentanze, gli studenti, dei genitori. Già dalla prossima settimana inizieremo a lavorare sulle soluzioni da adottare durante la realizzazione, perché ovviamente quando c'è un cantiere ci saranno disagi, però come mi piace dire, i disagi passano, le opere rimangono. Per consentire i lavori di demolizione di un condominio parzialmente disabitato da tempo e che presentava problemi di staticità, su richiesta di una ditta di costruzioni edili, il dirigente del Comune di Fano, Federico Fabbri, ha firmato un'ordinanza con la quale si dispone la chiusura al traffico di un tratto di Viale Dante Alighieri da Via Leonardo da Vinci alla traversa di collegamento con Viale Adriatico esclusa. Il provvedimento sarà valido fino al prossimo 21 aprile e prevede il divieto di transito, il divieto
di sosta con rimozione e l'eliminazione della pista ciclabile sul lato monte, quindi all'intersezione con Via da Vinci, dove verrà istituito il senso unico con direzione Monte Mare, sarà obbligatorio svoltare a sinistra verso Viale Adriatico. In quest'ultimo invece, da Via da Vinci a Viale Battisti, è previsto il senso unico alternato regolamentato da semaforo. Ecco, vedete qua le disposizioni. Invece l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori fa sapere che da domani, mercoledì 12 aprile e per 3-4 giorni, sulla strada provinciale 45 verso Via Trave, in corrispondenza del ponte sull'Arzilla, verrà predisposto il senso unico alternato semaforizzato. L'intervento si rende necessario per risagomare la piattaforma stradale in corrispondenza dei giunti del ponte e per sistemare alcuni dislivelli. Cambiamo argomento, è stata celebrata oggi la festa di Nostra Signora del Ponte Metauro. Oltre ai momenti di preghiera nel piccolo santuario, sono state diverse le iniziative organizzate alla Pineta. Allora, vediamo com'è andata nelle interviste che ha realizzato Cristiana Guerra. Don Antonio, la festa della Madonna del Ponte Metauro, patrona dei marinai, una festa molto sentita fra i fanesi. Com'è andata oggi? Molto bene, abbiamo avuto le messe quasi a tutte le orari e quindi sempre piene, un grande afflusso di fedeli. Penso che stiamo riprendendo la vecchia tradizione della Madonna del Ponte. Patrona dei marinai, intitolata nel 1984 da Papa Giovanni. Sì, incoronata da San Giovanni Paolo II e, come sappiamo tutti, anche precedentemente nel 1800 da Pio IX. E con l'occasione inauguriamo anche il centro Don Gualfardo, che è un centro di aggregazione per i giovani, per gli anziani, per tutto il quartiere, ma anche per la città di Fano, che abbiamo intitolato al parroco storico di Santa Maria del Ponte Metauro, Don Gualfardo, che è stato qui il pastore per oltre 40 anni. Valeria, lei oggi ha fatto un quadro dedicato alla festa della Madonna del Ponte. Sì, grazie al centro Don Gualfardo ho avuto l'opportunità di riproporre in chiave contemporanea la Madonna che è rappresentata nel santuario, nella chiesa della Madonna del Ponte, e che è una Madonna bellissima perché è sia la Madonna del Latte, conosciuta come Madonna del Latte perché è raffigurata nel momento dell'allattamento ed è già una scena rara, è una Madonna del 1300, quindi medievale, anche questo è raro, e in più è stata incoronata anche da Papa Wojtyla come Madonna dei pescatori, quindi ha un senso spirituale e antropologico molto forte. Oggi avete inaugurato questo centro, che cosa rappresenta per voi? Sì, esatto. Sì, in realtà siamo partiti già da qualche tempo per i laboratori con i bimbi e questo è, diciamo, uno spazio che abbiamo voluto restituire qui al popolo del Ponte Metauro, alla parrocchia, in quanto mancava da diversi anni, insomma, un luogo di ritrovo per famiglie, anziani, bambini. E quindi siamo qua a disposizione per chi ha voglia di passare un po' di tempo, ritrovarsi, ricominciare a riguardarci negli occhi, insomma fare delle chiacchiere dal vivo, una partita a carte, riportare un po' il clima e lo spirito che c'era una volta, appunto onorando il Don Gualfardo, che in questo era l'esempio massimo di capacità di tenere in piedi una comunità con tutte le sue diversità. Un appuntamento oggi immancabile per la Pandolfaccia. Sì, la Pandolfaccia è sempre stata presente tutti gli anni alla Festa del Ponte, quest'anno di più perché comunque siamo coorganizzatori insieme alla parrocchia di quest'area qui per bambini, dove abbiamo, oltre alle nostre attività, ci sono tutti i giochi per bambini. Questo pomeriggio poi faremo i nostri classici spettacoli di sbandieratori, combattimenti e così via. Quindi per noi la parrocchia del Ponte è dove siamo nati, quindi per noi è un piacere ogni anno essere qui. Oggi avete deciso di passare del tempo qua alla Pineta del Ponte Metauro. Sì, abbiamo deciso così in pausa pranzo dal lavoro, dato che c'era questa festa, così c'era da mangiare il panino, la porchetta, così dai, per tradizione siamo passati a fare un salto qua, anche se ecco la pausa pranzo è un po' breve, però ecco vedremo poco della festa. Però ecco, si vede che è molto carino, ha messo dei giochi per i bambini, delle cose ecco, medievali, e insomma è carino, interessante per passare un'oretta qua. Poi il parco è bello, è tenuto bene. Da piacere, insomma. Da piacere, sì. Insomma, una pausa pranzo e relax, ci sta.
Domani pomeriggio alle 17.30 al Teatro della Fortuna, BCC Fano consegnerà 227 borse di studio a giovani meritevoli, figli di soci o di dipendenti della banca dell'ultimo anno di scuole medie, superiori e dei corsi di laurea. Nel corso delle 27 edizioni sono stati premiati più di 3.100 studenti per un contributo complessivo di quasi 1,3 milioni. Le borse di studio, ha commentato il presidente Romualdo Rondina, sono lo strumento più efficace per sostenere il merito, coltivare i talenti, testimoniare la fiducia nelle giovani generazioni, ma anche per mantenere fertile il vasto territorio dove opera la banca, esteso da Fano fino a Senigallia ed entroterra. Invece a Metauriglia di Fano questo fine settimana torna la Festa del Cavolo. La seconda edizione dell'evento prevede la degustazione di piatti tipici, visite guidate e momenti musicali. Servizio di Filippo Pucci. La borgata di Metauriglia è pronta ad accogliere la seconda edizione della Festa del Cavolo, l'evento dedicato al cavolfiore tardivo di Fano. Organizzato dal Circolo Albatros 87 e dal progetto Metauriglia Orto di Mare, sabato 15 e domenica 16 aprile il piazzale al Ceo Pucci si trasformerà in una grande piazza per accogliere numerose iniziative tra degustazioni, mercatini, musica e visite guidate. Sarà possibile sia nella cucina, perché è un evento gastronomico, ma anche nell'esperienza, perché si faranno passeggiate tra la campagna e il mare. Quest'anno il tema è l'incontro con i nonni, saranno passeggiate in cui incontreremo i nostri grandi, però dalla memoria vivace, dall'aneddoto facile. Ci sarà la caccia al tesoro, l'anno scorso grande successo ha avuto la domenica pomeriggio. Quest'anno festeggeremo la Dina di Nisca, che compie un secolo di vita e un secolo ricco di storie. Teatro in faccia, al pomeriggio, sempre della domenica, racconterà mettendolo in scena. Il duo Montesi invece ci farà compagnia con la musica, e per la musica anche il sabato sera il Fano Gospel Choir alla chiesa di San Benedetto di Metauriglia, che è una location stupenda per un concerto del genere. Mancheranno poi piatti tipici a tema per amanti e non dei cavolfiori. Piatti a base di cavoli, perché l'anno scorso ne avevamo fatti un po', ma non abbastanza. Il cavolo si presta tante preparazioni e le cuoche di Metauriglia stanno lavorando alacramente in questi giorni per offrire il massimo sabato e domenica. A pranzo, a cena, ma anche come assaggi del pomeriggio. Il programma dell'evento è visibile sul sito www.ecomuseometauriglia.it. Tutti gli orari, tutti i dettagli e anche il menù. Prima dell'evento di questo fine settimana, però, il 12 aprile alle ore 17.30 si terrà alla Memo di Fano la presentazione del libro Gioventù Rubata, scritto da Pia Miccoli, mentre il 13 aprile alle 18.30 verrà riproposto al Cinema Politeama la proiezione del docufilm Terra Bassa, dove viene raccontata la storia della nascita della borgata di Metauriglia negli anni 30. Una comunità che sta facendo un grande lavoro, quello di valorizzazione della cultura di Metauriglia, di valorizzazione della cultura contadina della città di Fano, e grazie a questo evento e grazie a una serie di attività strutturali la sta facendo veramente emergere. Ecco, stiamo cercando di capire anche come concepire tutto questo e dargli un valore turistico culturale per la nostra città. Una rete diffusa di piccoli laghi esterni ai fiumi è la proposta che verrà illustrata venerdì sera alle ore 21 alla Casa della Comunità Calcinelli in via Carducci 7. L'incontro, aperto al pubblico, è organizzato dall'Associazione Liberamente col patrocinio del Comune di Coglie al Metauro e vedrà la partecipazione di Claudio Cerioni e Federico Baldetti di Progetto Acqua di Urbania, che presenteranno la proposta di realizzare laghi di accumulo dell'acqua lungo il Metauro. Nella nostra provincia, si legge sul sito di riferimento, l'acqua nei fiumi ormai manca per diversi mesi all'anno. I cambiamenti climatici sono già dentro di noi e ci dicono che dobbiamo fare presto e in fretta. La rete laghi, si precisa ancora, darà lavoro e migliorerà l'agricoltura. Tutto ciò si può fare in poco tempo, in maniera progressiva e con poca spesa.
Altra festa alla Casa Albergo per anziani Famiglia Nova. Dopo il centenario di Maria Giulietti, oggi è stata festeggiata Anita, che ha compiuto 102 anni. Sono contenta che siete tutti qui. È stata festeggiata dai familiari, dal primo cittadino e dallo staff di Famiglia Nova, Anita Tinti, nata a Sant'Ippolito l'11 aprile 1921. 102 le primavere per la signora, ancora lucida e in buone condizioni di salute. La famiglia, e il tavolino pieno di fiori. Per te? Questo è per te oggi, nonna. No, è per me. Sì, direi. Io ringrazio a tutti. Per il pensiero più che altro, perché è il pensiero che vale. Alan, oggi grande festa per nonna. Sì, grande festa per nonna e anche per noi, perché comunque io ci tenevo a esserci e avrei fatto in modo comunque in qualsiasi maniera di poter presenziare qua il suo compleanno, perché insomma per me io ho solo dei bei ricordi con lei, quindi... motivo di gioia per me e per tutti, insomma, anche per la mia famiglia, anche per mia zia che adesso non può essere perché è a Parma, quindi però parte della famiglia è presente e quindi questo è importante. Qual è stato il passato di nonna? Mia nonna ha sempre lavorato, io non l'ho mai vista ferma. Sì, qualche rara occasione, vabbè, guardare la televisione un attimino, riposo pomeridiano, però era sempre in attività. Ne faceva mille, ne pensava di più, ancora di più, era sempre comunque sempre stata molto socievole con tutti. Io veramente faccio fatica a dire qualcosa, di trovare dei difetti, a parte magari un pochino a volte un po' di testardaggine positiva però. Anita è riuscita anche a sconfiggere il Covid, ha poi aggiunto Alan. È un vulcano, ha detto. Ha una marcia in più anche rispetto a noi giovani. Il nipote ha poi ricordato alcuni episodi del passato, come quando l'ultracentenaria preparava in casa a fienile di fano la pasta, la piadina, la crescia di Pasqua, utilizzando rigorosamente la stufa legna anche d'estate. Non ha mai avuto pregiudizi, ha concluso il nipote, e con la sua semplicità mi ha insegnato ad essere umile e aperto sia al cambiamento che alle idee altrui. È sempre stata molto avanti già. Al passo coi tempi, anche proiettata verso il futuro, perché lei è stata una delle prime che comprava porta, cioè dai venditori porta a porta, lei ha comprato il folletto, cioè era non diceva mai di no a nessuno, chiunque passava per nella via a suonare il campanello, lei si fermava a tener banco, diciamo. A poche settimane di distanza, un altro compleanno, anzi un altro centenario. Sì, Famiglia Nova continua a confermarsi fucina di centenari, e ne abbiamo 4, Anita si presenta ogni anno l'11 di aprile in perfetta forma e oggi sono 102. Ed è la più anziana delle persone che sono ospiti qua, donne? È la donna più anziana di Famiglia Nova. E da quanto tempo è ospite qui? Anita è con noi da circa 8 anni e rappresenta proprio il cuore di Famiglia Nova, proprio una personalità gioiosa e... si conferma così ogni anno, senza mai cambiare. Sindaco, anche lei è venuto a festeggiare Anita? Beh sì, è sempre una bella cosa festeggiare una centenaria, un bel messaggio di positività, un bel messaggio di longevità. Poi, ecco, sentiamo Anita che fa gli auguri a tutti perché è uno spirito gentile e mi fa due volte piacere, lasciatemelo dire, perché abbiamo festeggiato i 100 anni in pieno lockdown e oggi possiamo farlo in più libertà, come giusto che sia. E poi insomma è sempre bello, una comunità festeggia sempre i suoi figli e la città è una grande famiglia. Siamo qua a festeggiare Anita, che ringrazia e ricambia gli auguri a tutti quanti, quindi vuol dire che aveva uno spirito di gioiosità e di grande sensibilità, e quindi tanti auguri alla nostra Anita, a nonna Anita. Che parla il cuore, parla tutto. E questa qui, non so, non tornerà subito, ma questa anno ritorna uguale. Per i 103? Sì, questa anno sarà uguale. Oramai quando abbiamo preso il vizio, va. Il saluto di cuore a tutti. Siete tutti bravi, non posso dire che ci sia... il fallito, non lo posso dire.
ci auguri di... Auguro a tanti di buona salute. Grazie. E del vostro pensiero. Arrivederci. Il chirurgo vuole questo. Io, lo prendo io. Ripreso il microfono, sono proseguiti i festeggiamenti con il soffio sulle candeline e l'assaggio della torta prima del saluto ai telespettatori di Fano TV. E questa sera su Fano TV torna Sportissimo, sentiamo quali sono le discipline e gli ospiti protagonisti della nuova puntata. Non ce l'ha fatta la Vigilar ad alzare la Supercoppa. Nella finale che si è giocata sabato sera al Palace Allende è stata sconfitta da Pineto. Ora attenzione polarizzata sulla sfida che vale la 2 con Ortona. Si comincia a giocare domenica prossima, ne parleremo in Sportissimo con il direttore sportivo Mattia Brunetti e lo schiacciatore Federico Roberti. Poi il calcio con l'Alma che dopo 90 anni è tornata a vincere a San Benedetto del Tronto e si appresta ora a ricevere il Monte Giorgio per difendere la propria posizione da playoff. Passeremo poi al basket con la Golden Gas Senigallia, protagonista del campionato di Serie B in lizza per quei play-in che potrebbero schiudere le porte del campionato di B1 che nascerà dalla riforma. Nostri ospiti la presidente Sonia Fileri e l'allenatore Paolo Filippetti. Infine ci sposteremo verso il mare con il club nautico Geremia Vivani. Accoglieremo il presidente Pier Giorgio Buonazzelli e il direttore sportivo Giacomo Giovannelli. Tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato alla serata spettacolo organizzata al Teatro di Senigallia, dove è stato proiettato il cortometraggio di Luca Pagliari con le immagini girate nei giorni successivi all'alluvione e le interviste a chi ha vissuto quei drammatici momenti aiutando le persone in difficoltà. E noi chiudiamo qua il nostro telegiornale, grazie per averci seguito e buona serata a tutti voi.